un legame diretto col territorio, così sto un po' con gli arancini e un po' con le arancine, a seconda delle, delle settimane. Parleremo di sviluppo, di crescita, di lavoro, di futuro, di PSR, di sostegno agli agricoltori, ai pescatori, di sviluppo dei porti. Io ho parlato, Nello, proprio ieri col ministro dei trasporti, appena incaricato, perché l'Italia e quindi la Sicilia in primis possano diventare una piattaforma turistica e logistica nel Mediterraneo, e occorre investire soldi nei porti. Io ricordo che nel recovery del fu governo Conte c'era per i porti italiani una cifra irrisoria di inferiore al miliardo di euro, mentre ovviamente per dragare, rilanciare, ampliare i porti italiani, che sono il nostro petrolio, occorrono alcuni miliardi di euro. E quindi parliamo di lavoro, di sviluppo, di velocità. Poi io mi sono fatto fare dai miei tecnici anche un lavoro aggiornato su costi e benefici del collegamento fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa, preferisco dire, che penso potrebbe essere una delle opere che lascerebbero il segno dell'ingegneria e dell'ingegno italiano nel mondo per i prossimi decenni. Oltre che a dimezzare, insieme all'alta velocità Palermo-Catania-Messina, il tempo di percorrenza Roma-Palermo su binario. Quindi non mancano le occasioni di confronto, e sono contento che la Lega sia al tavolo dove si deciderà il futuro di questo Paese. Avremmo potuto fare una scelta più comoda stando fuori e alzando il ditino, segnalando quello che non va bene e criticando tutto e tutti. Abbiamo messo l'interesse del Paese prima dell'interesse del partito. Il Presidente Draghi, a cui va la mia stima e la mia lealtà, ha deciso di incaricarci direttamente di seguire alcune partite importanti come lo sviluppo economico, il turismo e la disabilità, tutte partite che anche in Sicilia avranno un ruolo fondamentale. Quindi sono contento e spero, per quello che riguarda i processi, di venire ancora per le volte necessarie un po' a Catania, un po' a Palermo, e poi di lasciare che i tribunali si occupino di reati veri e di criminali veri.